Benvenuti a Vivi Giappone, oggi ci troviamo ad Arai, a 15 minuti di treno dalla stazione di Sendai. Non ci troviamo a Jurassic Park, in verità, anche se sembra. Quelli che vedete e quelli che vedrete d'ora in poi sono dei dinosauri fatti con la paglia del riso e sono stati fatti da un'associazione di studenti volontari chiamata Reroots, che utilizza il riso preso appunto dalle risaie che sono state distrutte dallo tsunami dell'11 marzo 2011. Quindi utilizzando questo riso, utilizzando questi materiali, creano questi bellissimi dinosauri che vedremo per ora per attirare la gente, i turisti qui ad Arai. Ma vediamo insieme questi portenti della natura. Questo è uno stegosauro. Brava, esatto! Vediamo questo bellissimo stegosauro di paglia in tutti i suoi dettagli. Guardate che belle anche le squame sul dorso che utilizzava per riscaldare la sua temperatura corporea. Io in verità ero un grande fan dei dinosauri da bambino, in verità lo sono tuttora, e ho iniziato in verità a farmi piacere i dinosauri prima dell'uscita di Jurassic Park, quando avevo tipo veramente 6 anni. Jurassic Park è uscito nel 94, io sarò stato un paio di anni prima, quando proprio l'elementare all'inizio, e poi con Jurassic Park è esplosa in tutto il mondo, ma giustamente, perché è un grandissimo film. E volevo fare il paleontologo da bambino, a dire la verità, volevo proprio fare il paleontologo. Saluto invece il grandissimo Zoo Sparkle, che sta inseguendo questo sogno invece, e andate a vedere il suo canale perché merita, se vi piacciono i dinosauri e gli animali in generale. E passiamo al prossimo dinosauro. Questo è un triceratopo. Brava, esatto, un triceratopo, io ho sempre detto triceratopo. Eppure questo è fatto molto bello, guardate che bell'effetto con il sole che lo illumina. Vediamo, questa è tutta paglia appunto, del riso, non la paglia del grano come avremmo fatto probabilmente da noi. Il motivo ovviamente è chiaro del perché. Guardate che bello, guardate. Questo veramente è fatto per aiutare la zona, e sono fatti molto bene da questi studenti universitari volontari, e pare che il riso di questa bella zona, appunto, il riso sia molto 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 buono. Questo è un tirannosauro. Brava, esatto, che vedete è a grandezza naturale in verità, perché c'è scritto anche nella spiegazione, non l'hanno potuto fare completo ovviamente perché sarebbe venuto troppo grande. C'è un grave errore però, perché il tirannosauro ha soltanto due dita, e si sa, al massimo questo, quindi è un tirannosauro nato con tre dita, oppure non so, un allosauro, che mi dite voi appassionati? Peccato per questi errori che vanno avanti da sempre, di fare il tirannosauri con tre dita, però apprezziamo lo sforzo artistico, perché merita comunque, è molto molto carino come dinosauro, diciamo, ecco. Avrei voluto farlo bello alto, fatto bene, però è figo anche soltanto la testa, è carino per poterci entrare dentro. E vedete, questa è invece la visuale da dentro la bocca del tirannosauro. Sono stato mangiato. Wow, sono anche delle ossa, vedete? Le ossa dei morti scagliate ai nemici. Di chi è questa citazione? Scrivetelo nei commenti. Questo è un pteranodonte. Esatto, un pteranodonte, che in verità non è un dinosauro, ma è un rettile volante, possiamo dire così. Non rientra nella categoria dei dinosauri, in verità, come anche i grandi rettili marini non sono dinosauri, in verità. Ma non fatevi ingannare, perché gli uccelli si sono evoluti da dinosauri, ma non da questo tipo di rettili, appunto, che non sono dinosauri in verità, volanti, ma il parente più vicino a un pollo, al pollo che mangiate tutti i giorni, è appunto il tirannosauro e tutti gli altri teropodi, ovvero essenzialmente sono i dinosauri bipedi, carnivori per la maggior parte, ma se siete esperti ditemelo, scrivetemi nei commenti, forse anche non soltanto carnivoro, comunque con questa struttura tipica del tirannosauro, magari del velociraptor, che se andate a vedere bene infatti ricorda molto gli uccelli di ora. E infatti, tra l'altro, poi ci sono sempre più prove schiaccianti del fatto
che il tirannosauro, ad esempio, e il velociraptor fossero provvisti di vistose piume, cioè, su tutto il corpo. E quindi, insomma, tutte le volte che mangiate, ripeto, un bel pollo, ricordate che state mangiando un tirannosauro, quello che prima un tempo era un tirannosauro, possiamo dire. Questo è un brontosauro. Esatto, e qui abbiamo quindi un bel brontosauro. Immagino abbiano poi messo il collo così per problemi di equilibrio. E anche questo è molto molto carino. Quindi abbiamo un brontosauro e uno stegosauro dal Giurassico e un tirannosauro, uno triceratopo e uno pteranodonte, anche lui se non sbaglio, dal Cretaceo. Un bel mix carino che ci piace. E guardate che bella però la scena, guardate di per sé vederli così, eh? Che carini i dinosaurini. E quindi questa era questa piccola mostra di dinosauri in paglia di riso, molto molto carina secondo me, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete un bel like, commentate, condividete con i vostri amici appassionati di dinosauri e riso e iscrivetevi se non siete fatto. Quindi da Vivi Giappone è tutto. A frappè. Ciao, ciao ciao. Ne era sfuggito uno, vedete? Ne era sfuggito uno piccolino. Guardate, questo pure è carino, però guardate i dettagli hanno fatto anche nella bocca. Ci hanno messo non so cosa per... Bello, bello, questo è carino, questo ci piace. Ci piace. Questo è uno stegosauro. Questo è uno stegosauro. Allora. Questo è un cretaceo. L'unico problema però, nonostante sia veramente interessante come idea e sia molto carina anche il fatto che stiano aiutando le persone qui dello tsunami, è che purtroppo c'è, una volta arrivata la stazione di Arai, che è a circa un quarto d'ora dalla stazione di Sendai, bisogna camminare per 25 minuti in mezzo a queste strade, ovviamente in mezzo ai campi più che altro, e c'è un bus una volta ogni ora. Questo è un problema, però insomma è una buona occasione invece per farvi vedere un Giappone diverso. Ora non sono sicuro che questa parte della città sia stata colpita da tsunami oppure no, a dire il vero, quindi non voglio dire inesattezze, però questo è un paesaggio molto, diciamo, raro per chi fa video in Giappone. Vedete, stanno anche ricostruendo lì in fondo, o stanno comunque probabilmente organizzando anche i campi, non so bene, e niente, questo, quindi abbiamo fatto una bella camminata qui in mezzo. A frappè di nuovo.